Siamo rimasti ieri all'Emma PBH, che è uno dei test più importanti per la raggiungibilità di un sistema, continuo o discreto che sia. Ripeto l'enunciato, va bene? Una coppia AB è completamente raggiungibile. Se e solo se, condizione necessaria e sufficiente. La matrice A nel lambda I, accompagnata dalla matrice B, ottenendo quindi una matrice rettangolare con n righe ed n più m colonne, dove m è il numero di ingressi, va bene? Ha rango pieno per ogni lambda complesso. In particolare, ovviamente, dire questo, o dire per ogni autovalore della matrice A è la stessa cosa, perché se lambda non è autovalore della matrice A, in questa matrice, va bene, già troviamo un minore di ordine n, che è questo, ha determinante diverso da zero, ovviamente, quindi certamente la matrice di rango pieno. Abbiamo detto, mi sembra che siamo rimasti qui in chiusura, che dobbiamo dimostrare due cose: la condizione è necessaria e sufficiente. Se, primo, la matrice B trasposto B per A, AB, che è B per A, che non ha senso. A quadro B, puntolini, A alla n meno 1 per B, è di rango pieno per righe, ovviamente, ovvero sia se il sistema è completamente raggiungibile, allora tesi, la matrice A men lambda II, accompagnato da B, è di rango pieno qualunque sia lambda I autovalore di A. Dimostrazione per assurdo. Se questa matrice qui non fosse di rango pieno, la matrice è di questo tipo, per un qualche autovalore della matrice A, ne basta uno, va bene? Lambda I autovalore della matrice A, va bene? Allora, se non è di rango pieno, esiste, attenzione, non un vettore colonna, ma un vettore riga, chiamiamolo V trasposto, tale che V trasposto che moltiplica questa matrice è uguale al vettore riga tutto nullo. Ma allora, va bene, questa è l'ipotesi per assurdo. Va bene. Allora, se questo fosse vero, noi avremmo che V trasposto per A uguale a lambda I per I e V trasposto per B uguale a zero. La prima viene dal fatto che V trasposto che moltiplica A men lambda I deve essere uguale a zero, da cui V trasposto A uguale a lambda I. Perché i V trasposto, scusate. La prima, questa mi dice che se ciò accade, cioè se questa matrice, va bene, non è di rango pieno, il vettore che io trovo tale che V trasposto moltiplicata quella matrice dà tutto zero, va bene, è certamente autovettore sinistro della matrice A. Questo afferma, va bene, che W trasposto vettore riga è un cosiddetto autovettore sinistro della matrice A, ovviamente autovettore associato a quell'autovalore lambda I che fa sì che
che quella matrice non sia di rango pieno. Ipotesi per assurdo, ovviamente. Ma allora da queste due relazioni otteniamo la prima, la riscrivo. W trasposto per B uguale a 0. Dopodiché scrivo, proviamo a fare il conto, di V trasposto per AB. Ma W trasposto per A uguale a lambda I per V trasposto. E quindi uguale a lambda I V trasposto per B. Ma siccome V trasposto per B è già 0, anche questo uguale a 0. V trasposto a quadro B è uguale. V trasposto per A quadro, essendo V trasposto autovettore sinistro, sempre di A, va bene, l'autovettore per A quadro mi dà lambda I al quadrato per W trasposto. Quindi uguale lambda I al quadrato W trasposto per B, che è ancora uguale a 0. E ovviamente proseguendo, abbastanza ovvio, puntolini, W trasposto per A alla n-1 per B è uguale a lambda I alla n-1 per V trasposto per B, ancora uguale a 0. Ossia il vettore riga V trasposto. E scrivo qui, moltiplicato per la matrice B, a quadro B, A alla n-1 per B, dà il vettore riga, va bene, sicuramente nullo, W trasposto per B uguale a 0 e così via. Il che significa che la matrice B, a B, a quadro B, A alla n-1 per B, non è di rango pieno. Per righe, contro l'ipotesi che il sistema sia completamente raggiungibile. Seconda parte. L'ipotesi è, se, ipotesi, la seconda parte è, l'ipotesi è se lambda i meno a accompagnato da b, va bene, è di rango pieno per ogni lambda i. Allora, anche la matrice B, a quadro B, puntolini, A alla n-1 per B, è anch'essa di rango pieno. Ancora dimostrazione per assurdo. Se la matrice B, AB, puntolini, A alla n-1 per B, non fosse di rango pieno, allora esisterebbe al solito un vettore riga W trasposto che moltiplicato per questa matrice mi dà tutto zero. In particolare, W trasposto per B è sottovettore 0, W trasposto per AB è il vettore 0, puntolini, W trasposto per A alla n-1 per B è ancora un sottovettore tutto nullo, sottovettore riga, ovviamente. Ma allora prendiamo questo vettore W trasposto, che è un vettore riga. E consideriamo invece il vettore, il suo trasposto, chiamiamolo W, ovviamente, che sarà un vettore colonna. Rispetto alla matrice A trasposto, che è una matrice quadrata, questo vettore W avrà un suo polinomio minimo. Chiamiamolo psi con W di lambda. Tale quindi, se è il polinomio minimo di W, tale quindi che psi W, polinomio minimo rispetto a quale trasformazione? Abbiamo detto A trasposto.
tale quindi che psi di W calcolata in, al posto di lambda A trasposto per W è uguale a 0. Non solo, lo dico a voce, non esiste nessun polinomio di grado inferiore a quello di psi, tale che questo nuovo polinomio, chiamiamolo phi, chiamiamolo come si vuole, calcolato in A trasposto per W, dia 0. No, se no sarebbe lui il polinomio minimo, va bene, di psi di W. Quali sono le radici di psi di W? A chi appartengono? Sono un sottoinsieme, certamente, degli autovalori di A. E quindi psi di W di lambda lo posso scrivere in questa maniera. Prendo una sua radice, me ne basta una, qualunque, ad arbitrio. Va bene. Se ce n'è una sola, polinomio di grado 1, vabbè, prendo quella ovviamente, se ce n'è più di una ne prendo uno. Allora psi di W di lambda può essere fattorizzato in questa maniera: lambda men può essere fattorizzato, dicevo, nella seguente maniera. Lambda men lambda i che moltiplica un altro polinomio, va bene, il quoziente della divisione, ovviamente, altro polinomio in cui gli le radici sono ancora, va bene, un sottoinsieme degli autovalori. Chiamiamolo questo polinomio ma chi di lambda, chi di lambda. Questa è una lettera greca, ormai. È un classico. Oh, attenzione, questo chi di lambda è tale che chi calcolato in A trasposto per W è certamente diverso da zero. Quindi questo è un vettore colonna, ovviamente, certamente non nullo. Se fosse nullo, allora questo chi di lambda sarebbe... Va bene, avrebbe polinomio annullatore di grado inferiore al polinomio psi di lambda che per ipotesi abbiamo detto essere il polinomio minimo di W. Allora prendiamo questo vettore, va bene, non chiamiamolo W, questo lo chiamiamo V. Prendiamo il vettore V trasposto uguale a W trasposto per chi di A. Siamo d'accordo? Bene, voglio far vedere che questo vettore è un vettore riga, che se lo moltiplico per la matrice A men lambda I con lambda I, quell'autovalore che ho scelto, accompagnata da B, questo A men lambda I, va bene, dà risultato 0, da cui la matrice A men lambda I, B, accompagnata da B, va bene, non è una matrice di rango pieno come in ipotesi, va bene, come abbiamo ipotizzato. Infatti, prendiamo la matrice A men lambda I, accompagnata dal vettore B, dalla matrice B, e cominciamo. V trasposto per B, a cosa uguale? È uguale a W trasposto, che moltiplica il polinomio chi di A, per B, uguale. Ma questa qui che cos'è? Una combinazione di W per B, W per AB, chi di A è un polinomio calcolato in A, va bene, W per A quadro B e così via, che è, va bene, certamente uguale a zero.
in quanto l'ipotesi iniziale era che, lo faccio rivedere, W trasposto per tutta questa matrice, quindi le sottomatrici, eccole qui, sono tutte nulle. Ed inoltre, V trasposto per A men lambda i per i è uguale a W trasposto per i di A per amen lambda i è quindi uguale a W trasposto, ma questo che cos'è? Non è altro che il polinomio minimo psi calcolato in A. E questo è certamente uguale a 0, perché essendo psi il polinomio minimo di A trasposto, va bene, psi di A per V trasposto, psi di A trasposto per V trasposto è uguale a 0, per V è uguale a 0, da cui V trasposto, W trasposto per psi di A è uguale a 0. Per cui ho trovato un vettore riga che moltiplicato per la matrice amen lambda i b da vettore nullo, da cui la matrice amen lambda i accompagnata da b non è una matrice di rango pieno. Quel lambda i è una qualunque radice del polinomio minimo del vettore V, va bene, quello che annulla, diciamo, la matrice amen lambda i, eccetera, eccetera, come ipotesi, va bene, induttiva. Quindi professore, proprio quest'ultima conclusione non ho ben Sì, afferrato, cioè avendo trovato. la ripeto. Grazie. Va bene. Cosa stiamo cercando di dimostrare? Stiamo cercando di dimostrare che se questa se la matrice BAB puntolini o meglio, stiamo cercando di dimostrare che se, va bene, la seconda parte della dimostrazione, se la matrice, questa qui, è di rango pieno, allora la matrice B, AB, puntolini, A alla n-1 per B, anch'essa di rango pieno. Va bene? Ho detto, e forse nella conclusione ultima ho commesso un errore, ho detto dimostrazione per assurdo. Se questa non è di rango pieno, esiste un vettore V trasposto tale che moltiplicato a sinistra per questa matrice lo annulla. Va bene? Di questo vettore colonna, va bene, calcoliamo il polinomio minimo rispetto alla trasformazione A trasposta. Va bene? Calcolato questo polinomio minimo, va bene? Prendiamo un suo autovalore e costruiamo un nuovo vettore dato da W trasposto per ciò che rimane del polinomio minimo chi di A trasposto. Va bene? Questo vettore, va bene, è tale che, chiamiamolo V trasposto, l'abbiamo detto, moltiplicato questa matrice, da il vettore nullo, che è contro l'ipotesi. Va bene? Che è perché l'ipotesi, abbiamo detto, supposto che questa sia di rango pieno, allora anche BB trasposto deve essere di rango pieno. Siamo d'accordo? Scusi, quindi non è di rango pieno Perché ho le trovato un radici, no, vettore. dico per le radici del polinomio C'è, ma che sono anche autovalori di A. minimo. Forse mi ricordo male io, sono tutti vettori di A, No, solo se la compresa cioè, interaggiunge. no. Forse mi ricordo male Sui io. polinomi minimi. Va bene. Allora,
si parla di polinomio minimo di un vettore. Va bene? Polinomio minimo di un vettore, tra parentesi, lo posso calcolare attraverso la sua sequenza di Krylov. Va bene? Ecco, le radici del polinomio minimo di un vettore sono certamente un sottoinsieme, eventualmente anche completo, intendiamoci, un sottoinsieme degli autovalori di A. D'accordo? Il polinomio minimo di tutto lo spazio, invece, va bene? Quindi quel polinomio che è calcolato in A, moltiplicato un qualunque vettore da zero, va bene? Allora il polinomio minimo di tutto lo spazio non è detto che coincida col polinomio caratteristico, ma contiene tra le sue radici tutti gli autovalori di A, eventualmente con una molteplicità inferiore a quella del polinomio caratteristico. È chiaro? Tutto chiaro o no? Siamo d'accordo? Allora ho dimostrato il lemma PBH, importanza di questo lemma, ci conduce a delle conclusioni che sono immediate per decidere sulla raggiungibilità di un sistema quando la coppia AB è già o la porto in forma di Jordan, quindi la matrice A diventa una matrice iota. Attraverso ovviamente una matrice di trasformazione, continuiamo a chiamarla U, che se vi ricordate all'inizio del corso è costituita dalle catene di autovettori eventualmente generalizzati. Allora porto la A e B in iota e anche B, chiamiamolo B con iota. Iota uguale a 2 alla meno 1 A per U, B con iota uguale ad U alla meno 1 per B. Ovviamente decidere sulla raggiungibilità, va bene, di questa coppia AB, l'abbiamo già visto ieri sicuramente, o decidere sulla raggiungibilità della coppia iota B, è la stessa. Le caratteristiche di raggiungibilità della coppia iota B, B con iota, sono le stesse della coppia AB. Anzi, il sottospazio di raggiungibilità è lo stesso, non cambia, cambia solo cosa? Va bene. La base su cui esprimo i vettori di questo sottospazio. E allora andiamo a vedere quand'è che una coppia iota B è completamente raggiungibile e quando non lo è. Cominciamo col caso in cui il sistema sia siso, quindi B sia un vettore colonna, B piccino e basta. La matrice iota, va bene. Se è in forma di Jordan vorrà dire che sarà di tipo diagonale a blocchi in generale, nulla vieta che qualcuno di questi blocchi, uno o più o tutti, siano blocchi di dimensione 1, va bene, associati ai diversi autovalori della matrice A. Allora, cominciamo. Cosa per verificare la completa raggiungibilità? Cosa devo fare? Costruire la matrice iota men lambda i per i, dove lambda i sono i diversi autovalori. E vedere se la matrice così ottenuta, accompagnata dal vettore B, è di rango pieno o no. Se è di rango pieno per ogni lambda i, allora il sistema è completamente raggiungibile. Se esiste un lambda i, un qualche autovalore per cui questa matrice non è di rango pieno, il sistema non è completamente raggiungibile. Allora, prendiamo questa matrice e l'accompagniamo col vettore, non la moltiplichiamo, col vettore B con iota. Primo autovalore, lambda 1.
che sarà l'autovalore, ad esempio, associato a questo blocco. Quando ci metto, ammettiamo in prima ipotesi che tutti gli altri blocchi siano associati ad autovalori diversi. Allora, la matrice iota men lambda 1b cosa diventa? Diventa la seguente matrice. Il primo blocco di Jordan, questo qui, associato proprio a lambda 1, diventa questo. Lo scrivo qui. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, pensarci un istante. Va bene. Ultimo, 0, 0, 0, 0. Perché il blocco era prima riga lambda 1, seconda riga 0 lambda 1 e così via. Se ci sottraggo lambda 1i, la diagonale viene tutta 0 e rimangono soltanto gli 1 in matrice, ovviamente singolare, ci mancherebbe altro. Va bene? E invece tutti gli altri blocchi sono non singolari, perché quando faccio iota men lambda 1 per i, e lungo la diagonale viene, ad esempio se questo è associato a lambda 2, viene lungo la diagonale lambda 2 meno lambda 1, diverso da 0 per ipotesi, perché abbiamo detto blocchi associati ad autovalori tutti distinti. Va bene? E allora è possibile. E quindi la matrice che si ottiene, questa qui, va bene, iota men lambda 1 per i, è certamente non singolare, ovvio, ma per effetto di cosa? Di questo blocco. Va bene che è lui non singolare, va bene. E allora posso usare la nostra colonna B. La posso sostituire ad una di queste colonne per ottenere una matrice, cioè un minore di ordine n per n, va bene, che sia non singolare. Se riesco a farlo, allora per l'autovalore lambda 1, le cose tornano, la matrice A men lambda 1 per I accompagnata da B ha un minore di ordine n a determinante diverso da 0. Allora questa colonna B dove la dovrò mettere? Sulla prima colonna, va bene? Nella colonna questa qui, tutta nulla. Perché se la metto da qualcun altra parte, quella colonna tutta nulla rimane e il determinante non sarà mai diverso da zero. Cosa vuol dire? Di quale blocco sta parlando? Quale matrice? Aspetti. Va bene. Sono partito da iota diagonale a blocchi. Qualunque siano, e quindi associati ai diversi autovalori. Ora ho fatto iota meno lambda 1 per i. Il blocco associato di questa qui, associato all'autovalore lambda 1, va bene? Diventa certamente singolare, perché diventa di questo tipo. Siamo d'accordo? Gli altri, se non sono blocchi associati a lambda 1, sono tutti non singolari. Siamo d'accordo? Questa è l'ipotesi in cui in questo momento andiamo avanti. Allora, al posto di questa colonna, tutta quanta intera, la prima, ci metto la colonna B. Come? Perché faccio questo lavoro? Io cosa devo fare? Devo cercare di far vedere se il sistema, affinché il sistema sia completamente raggiungibile, che qualunque autovalore lambda i. In questo caso ho cominciato con lambda 1, poi vedremo lambda 2, lambda 3, lambda 4. Va bene? La matrice iota men lambda 1i accompagnata dalla colonna B, va bene? Devo trovare un minore di ordine n a determinante diverso da 0, perché il rango deve essere pieno. Va bene? Se non riesco a far questo, ho già deciso che il sistema non può essere completamente raggiungibile. Siamo d'accordo?
Allora vediamo le condizioni affinché amen iota men lambda 1i accompagnato da b, va bene, posso trovare un minore di ordine n a determinante diverso da 0. Siamo d'accordo? Siccome iota, va bene, ha la prima colonna, quella relativa a questo blocco, che è questo tutta nulla, va bene, è l'unica speranza di ottenere un minore di ordine n, è di prendere il vettore b, sostituirlo a quella colonna, perché se no niente, per vedere se riesco a trovare un minore di ordine n diverso da 0. Allora la mettiamo qui, questa colonna, va bene? La matrice che si ottiene, al posto della colonna tutta nulla, ovviamente, la matrice che si ottiene è ancora di tipo triangolare inferiore. Va bene? E quindi il determinante è uguale al prodotto dei determinanti di tutte questi blocchi che stanno sulla diagonale. Questi dal secondo in poi, va bene, hanno determinante certamente diverso da zero. Questo qui, che era questo, cosa ho fatto? Al posto della prima colonna ci ho messo, diciamo che c'erano tre elementi nel blocco di Jordan, ci ho messo i primi tre elementi di B. B con 1, B con 2, B con 3. Quando è che questa matrice ha determinante diverso da 0? Necessario e sufficiente che? Come? Che? Ponete B con 3 uguale a 0, che succede di quella matrice? Quindi condizione necessaria e sufficiente affinché quella matrice, va bene, sia non singolare, è che l'elemento B relativo all'ultima riga del blocco di Jordan sia diverso da zero. Allora, condizione necessaria, non sufficiente ancora, poi vedremo, aggiungeremo qualcosina, diventa sufficiente, affinché un sistema con un solo ingresso sia completamente raggiungibile, è che gli elementi di B corrispondenti all'ultima riga di ciascun blocco di Jordan siano non nulli. E quindi la condizione necessaria, dicevo, non ancora sufficiente, ma sarà una cosa banale poi per la sufficienza, necessaria per la completa raggiungibilità di una coppia AB, è che nella sua forma di Jordan, iota B con iota, gli elementi del vettore B con iota corrispondenti alle ultime righe di ciascun blocco di Jordan, questi elementi devono essere diversi da zero. Basta che ne trovi uno uguale a zero, va bene, e il sistema non sarà completamente raggiungibile. Stiamo sempre parlando di sistema con un ingresso, attenzione. La condizione detta ora non è sufficiente, ce ne vuole un'altra affinché si abbia anche la sufficienza. Quale? Beh, sempre iota e b con iota. Supponiamo di avere due blocchi di Jordan ora associati al medesimo autovalore lambda 1, lambda 1 e lambda 1. Poi gli altri invece associati a valori ad autovalori diversi. E ciò soltanto un vettore b con iota. Iota forma di Jordan.
Allora, quando faccio iota men lambda 1i, sono due i blocchi, 1 e una 2, che diventano del tipo 0, 1, 0, 0, 0, e poi 0, 0, 1 e così via, ultima riga tutta nulla, e questi blocchi avranno l'ultima riga tutta nulla, non solo, ma anche la prima colonna tutta nulla. Va bene. Allora, in quella sequenza di blocchi di Jordan, quando ce ne sono due che sono singolari, gli altri no, perché sono associati ad autovalori diversi, e quindi lungo la diagonale avranno lambda h meno lambda 1, diverso da 0. E per trovare un minore di ordine n a determinante diverso da 0, ho a disposizione solo una colonna. Dove la devo mettere? Ovviamente come prima, al posto della prima colonna, per far sì che questo minore diventi a determinante diverso da 0. Ma cosa mi rimane? Mi rimane anche questa colonna tutta nulla, quella, la prima associata all'altro autovalore, all'altro blocco di Jordan associato al medesimo autovalore. Oppure la metto qui, questa colonna, per rendere non singolare questo, ma mi rimane la prima. Morale, va bene, per sistemi ad un ingresso, è necessario e sufficiente che accada, perché abbiamo detto prima, per ogni lambda i, gli elementi della colonna, per ogni blocco di Jordan, va bene, gli elementi dell'ultima colonna, della colonna B associata all'ultima riga dei blocchi di Jordan deve essere diversa da 0, ed inoltre che a ciascun autovalore corrisponda un solo blocco di Jordan. Se ce n'è più di uno, ma niente, non riesco a farlo mai, a far sì che la matrice A men lambda 1i, lambda 1 autovettore, autovalore, accompagnata dalla colonna B, va bene, mi dia un minore di ordine n, va bene, a determinante diverso da 0. Questo, scusi, professore, è tutto la commissione discorso dell'indice di ciclicità della matrice. Questo risultato era il commento che volevo fare ora, lo conoscevamo già, perché per sistemi con un ingresso, affinché possano essere completamente raggiungibili, la matrice A deve essere ciclica. Il che significa dire ciclica, un blocco di Jordan associato ad ogni autovalore è la stessa cosa. Supponiamo invece ora, e ora B non più un vettore, un ingresso, ma più ingressi. Supponiamo ora, va bene, che di avere più ingressi, ma la matrice iota, o se volete la matrice A, abbia indice di ciclicità m. Cosa vuol dire con l'espressione la matrice A ha indice di ciclicità m? Significa che esiste uno o più autovalori cui è associato, va bene, un numero m di blocchi di Jordan, mentre agli altri è associato, sono associati un numero di blocchi di Jordan minore di m. Quindi il massimo numero di blocchi di Jordan presenti nella matrice iota, va bene, di blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore è m. Di quanti ingressi ho bisogno affinché la coppia AB possa essere, non sia, possa essere completamente raggiungibile? Il discorso fatto ora l'ho fatto su due, va bene, blocchi di Jordan, ma se ho m blocchi di Jordan ed ho un numero di colonne di B, quindi un numero di ingressi minore di m,
al più sistema, diciamo Q minore di M, al più sistema Q blocchi diagonali a determinante diverso da zero, ma quelli dopo no, non posso. E quindi per una qualunque coppia AB, affinché sia completamente raggiungibile, è necessario che il numero di ingressi sia almeno uguale o superiore all'indice di ciclicità della matrice. E ora traggo la condizione finale, va bene, basta pensarci sopra un momentino sulla disposizione di queste colonne, va bene. Allora, diciamo così, la matrice iota abbia 1, 2, 3 blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore, lambda 1. E la matrice B deve avere almeno 3 colonne affinché la coppia sia completamente raggiungibile, ma ne può avere di più. Diciamo che ne ha la matrice B, diciamo che ne ha 1, 2, 3, addirittura 4 ingressi. Quindi la matrice B abbia 4 colonne. Affinché il sistema sia completamente raggiungibile, è necessario e sufficiente che le righe di B associate alle ultime righe di ciascun blocco di Jordan, ovviamente sto parlando di blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore, lambda 1 in questo caso, se vi sono 3 blocchi di Jordan associati a lambda 1, quante sono le righe di B che devo prendere in esame? 3. Bene, queste righe devono essere linearmente indipendenti. Se ciò non accade, comunque io scelga, se ciò non accade, va bene, comunque io scelga le tre colonne qui e le sostituisco qui alle colonne tutte nulle di questa matrice, che sono questo, questo e questo, per effetto della loro lineare dipendenza ottengo un minore di ordine n che è singolare, proprio per effetto della lineare dipendenza di queste tre colonne. Morale: per un sistema MIMO la sua completa raggiungibilità è assicurata dal seguente fatto. Portato il sistema in forma di Jordan, 1. L'indice di ciclicità della matrice deve essere minore o uguale al numero di ingressi. 2. Per ogni autovalore, devo esaminarli tutti, per ogni autovalore, le righe della matrice B associate alle ultime righe dei blocchi di Jordan del medesimo autovalore, ovviamente, devono essere linearmente indipendenti. In questo caso, queste righe, va bene, in questo caso qui, tanto per lambda 1 con 3 blocchi di Jordan e B 4 ingressi, quindi 4 colonne, queste tre righe mi danno una matrice 3x4. Siamo d'accordo?
Quando è che sono linearmente indipendenti le tre righe? Quando in questa matrice 3x4 trovo un minore di ordine 3 a determinante diverso da 0. Allora sono linearmente indipendenti. Cosa succederà? Che se ad esempio il minore diverso da 0 che io trovo sono le prime tre righe, le prime tre colonne, e al posto delle tre colonne qui, va bene, di questi tre blocchi di Jordan devo mettere, va bene, devo mettere 1, 2, una 3, non la quarta. Se la quarta è linearmente dipendente, ad esempio dalle prime due, e prendessi 1, 2 e 3, va bene, che con queste righe formano un minore in cui non esiste un minore di ordine 3, va bene, a determinante diverso da zero, e allora anche questa matrice diventa singolare, proprio per effetto di aver scelto delle righe che non sono linearmente indipendenti. Ma il discorso che ho fatto per le righe si può fare anche per le colonne, nel Cioè? senso, cioè, perché si è visto che effettivamente poi quando c'è ogni singolo blocchetto di Jordan, quando si ha una riga nulla, si ha effettivamente anche la colonna associata a nulla. Ci Eh hanno no, fatto ma anche io qualche queste sono, esempio. attenzione, queste sono colonne. Per far sì che questa matrice possa diventare non singolare, devo sostituire colonne con Sì, colonne, non quello righe. intendevo. E quindi questa colonna qui, ad esempio, la metto al posto di questa colonna, non di una riga. No, 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 perché lei No? sull'ultima affermazione ha parlato di righe, no? Ma le righe di cosa? Della Della matrice B, ha detto, matrice B. Va bene, le righe della matrice B devono essere linearmente indipendenti della matrice B. Va bene, lei può porsi il problema, va bene, ma se queste tre righe sono linearmente indipendenti, va bene, quali sono, il problema è quali sono le colonne che devo scegliere. Allora prendiamo questa matrice che, per verificare che queste tre righe sono linearmente indipendenti. Un minore di ordine 3 sarà costituito da 3 di queste 4 colonne. Beh, dovrò scegliere quelle colonne per metterle qui. Non una fuori. Professore, scusi, ma allora cioè, non va bene dire scegliere anche tre colonne linearmente dipendenti dall'interno della matrice B? Non è mica vero. Lei sceglie tre colonne, una, due e una tre, fra loro linearmente indipendenti, le tre colonne. Può darsi che le righe 1, 2 ed 1, 3 che derivano, e questa matrice qui sia non singolare, ottengo un minore, sia singolare, ottengo un minore di ordine 3, singolare, perché? Anche se queste sono linearmente indipendenti, deve esistere un minore di ordine 3, non singolare perché siano. Però mica detto che devo prendere queste tre righe per prendere il minore di ordine 3 a determinante diverso da 0. Non mi sono spiegato. Sì, no, no, ho capito quello che intende, però non so come metto, nel senso. Scusi. Blocchi di Jordan 3. Siamo d'accordo? B, una colonna, due colonne, tre colonne, quattro colonne. Quanto sono lunghe queste colonne? N. Dico, scelgo tre colonne linearmente indipendenti. Mi va bene o no? Dico, no. Ah, ho capito quello che intendo. Va bene, se scelgo ad esempio queste tre colonne, pur linearmente indipendenti, non è detto che queste tre righe, 1, 2 e una 3, formino una matrice 3x4, in questo caso di rango pieno, no? Va bene, perché? Ad esempio, questo qui dovrebbe essere, è un minore di ordine 3 a determinante diverso da zero? No, il fatto che queste tre colonne siano
tra di loro linearmente indipendenti, non mi assicura che quel minore sia a determinante diverso da zero, perché il fatto che le tre colonne siano linearmente indipendenti mi assicura che ci sia un minore di ordine 3 a determinante diverso da zero. Non che sia il minore di quelle tre colonne, non qualunque minore di ordine 3 è a determinante diverso da zero. Siamo d'accordo? Poi questa cosa qui la devo fare Per tutti gli autovalori. Deve accadere ciò per tutti gli autovalori, lambda 1, lambda 2, lambda n. Esempio, si prenda la seguente matrice. Uno, meno uno, zero, meno tre, tre, zero, quattro, meno quattro, zero. Accompagnata, beh, ora vedremo. Per ora, diciamo, un solo ingresso, diciamo 1, 2, 3. Mi sono sforzato con la fantasia. Vogliamo vedere la raggiungibilità utilizzando, se possibile, il lemma PBH. No, va bene. Cosa posso fare? Posso fare B a B, eccetera, eccetera. Facciamolo, forza. Poi vedremo il lemma PBH. Allora, costruiamo la matrice di raggiungibilità. B, 1, 2, 3. A per B. 1, 1 meno 2 fa meno 1. Meno 3 più 6 fa 3. No, meno 3 più 6 fa 3. Sì. 4 meno 8 fa meno 8. Com'è? Meno 4. Poi devo fare questa matrice per questa colonna e quindi meno 1 meno 3 fa meno 4. Seguite i conti perché più 3 più 9 fa 12, meno 4, meno 12 fa meno 16. Ovviamente basta darci un'occhiata, quel sistema non è completamente raggiungibile, va bene, e difatti non ho voglia di fare i conti. Ma vediamo un istante che questa matrice, va bene, è certamente singolare. Com'è? Le ultime due colonne sono moltiplicate per 4, va bene, quindi giustamente. Le ultime due colonne sono linearmente dipendenti, una è la penultima moltiplicata per 4, il determinante è singolare. Quante dimensioni ha il sottospazio di raggiungibilità già da questo conticino? 2. Va bene, perché le prime due colonne, queste sì, sono linearmente indipendenti e quindi possiamo dire che il sottospazio di raggiungibilità è uguale alle combinazioni, una sua base, quindi una combinazione lineare dei seguenti vettori 1, 2, 3. Meno 1, 3, 4. Siamo d'accordo? Quindi del tipo
questa colonna per alfa 1 più questa colonna per alfa 2. Facendo questo ottengo sempre un vettore appartenente al sottospazio di raggio UGV. Vediamo lemma PBH. La prima cosa da fare è portare la matrice e questo vettore nella loro forma di Jordan. Per portarli nella loro forma di Jordan, va bene, dobbiamo calcolare il polinomio caratteristico e quindi le radici, gli autovalori. P di lambda uguale determinante di lambda meno 1, 1, 0, 3, lambda meno 3, 0, meno 4, 4, lambda, uguale, sviluppiamo lungo l'ultima colonna, lambda per lambda meno 1 per lambda meno 3 mi dà lambda quadro meno 4 lambda meno 3 no, è più 3. Meno 3 più 3 se ne vanno, il polinomio caratteristico quindi è lambda quadro per lambda meno 4, o mi sbaglio? Com'è? Siamo d'accordo? Allora, gli autovalori sono lambda uguale a 0, molteplicità algebrica 2, siamo d'accordo? Molteplicità nel polinomio minimo. E poi l'altro autovalore è 4. Questo era un prodotto, ovviamente. Siamo d'accordo? Ho sbagliato i conti? No, possiamo andare avanti. Allora, vogliamo calcolare le molteplicità geometriche. Per questo mi dà cosa? Perché voglio calcolare le molteplicità geometriche? Perché le molteplicità geometriche mi danno un'idea della forma di Jordan, in questo caso mi assicurano quale sarà la forma di Jordan. Allora, la forma di Jordan è la seguente, o meglio, la molteplicità geometrica è la seguente, lambda uguale a 0. Va bene? Allora, A men lambda I, se lambda è uguale a 0, rimane A. Siamo d'accordo? Per un vettore U, che saranno gli autovettore, deve essere uguale a 0. Vediamo un po' quant'è il rango di A. Il rango di A è 1. Il che significa, se il rango di A è 1, quanti autovettori, va bene, sono associati all'autovalore lambda uguale a 0? Quanti? Quanti? Non ho sentito. Il numero di autovettori, va bene, che sono, è il numero di soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione A men lambda I per vettore incognito U uguale a 0. Allora, se il rango della matrice A men lambda I, in questo caso A, perché lambda uguale a 0, va bene. Se il rango della matrice è 1 e la matrice è di dimensioni 3, va bene, è 3 meno 1 fa 2. Va bene, quindi ci saranno due soluzioni di quell'equazione, due autovettori linearmente indipendenti. Possiamo calcolare, ma non ho voglia di calcolarli. Allora, a lambda uguale a 0, e abbiamo finito di fare i conti, guardate. A lambda uguale a 0 sono associati due autovettori linearmente indipendenti, quindi molteplicità geometrica uguale a 2. È ovvio che a lambda uguale a 4, essendo addirittura radice semplice del polinomio
caratteristico, quanti autovettori vengono? Uno soltanto, ovviamente, e quindi molteplicità geometrica uguale a 1, banale finché si vuole, visto che la molteplicità algebrica di 4 è 1, va bene. Come sarà la forma di Jordan? La forma di Jordan quindi avrà due blocchi di Jordan, perché il numero di blocchi di Jordan presenti nella forma iota sarà sempre uguale al, associati al medesimo autovalore, è uguale alla molteplicità geometrica di quell'autovalore, va bene? Ogni autovettore dà luogo ad una possibile catena di Jordan, eventualmente di dimensioni 1, e il numero di blocchi di Jordan è pari al numero di catene di Jordan, e quindi la forma di Jordan si può già scrivere. Se la molteplicità geometrica è 2, uguale alla molteplicità algebrica 2, vuol dire che abbiamo due blocchi di Jordan di dimensione unitaria, ovviamente, quindi 0, 0, meno 4, no, più 4, perché meno 4 non si sa. Siamo d'accordo? Allora, la forma di Jordan ha due blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore. Con un solo ingresso non sarà mai possibile che il sistema sia completamente raggiungibile. Tutto il più, con un solo ingresso, e si tratta di metterci i numerelli, e ora ce li mettiamo anche, indipendentemente da quello che ho scritto prima, quell'1, 2, 3, va bene? Tutto il più, con un ingresso, posso far sì che il sottospazio di raggiungibilità abbia dimensioni 2. Perché abbia dimensioni 2, la colonna B deve essere tale che, in corrispondenza, l'autovalore 4 c'è un solo blocco di Jordan. E allora, in corrispondenza dell'ultima riga di questo blocco, che è unica in questo caso, il B deve essere diverso da 0. Mettiamoci un valore, 1. Se sopra c'è 0, allora niente, lo 0 sparisce, e quindi il sottospazio di raggiungibilità se avrebbe dimensioni 1. Va bene? Se qui sopra invece ci metto ad esempio un numero diverso da 0 qui, 2, allora riesco a far sì con una colonna, qui devo ancora metterci un numero, va bene? Ma qualunque numero ci metta, riesco a far sì con questa colonna, va bene, di rendere completamente raggiungibile, o meglio, che rendere di rango pieno quella matrice Hamming lambda i accompagnata da b per quanto riguarda l'autovalore 4 e per quanto riguarda anche l'autovalore 0, ma una volta soltanto, ovviamente. Il sottospazio di raggiungibilità avrà dimensioni 2. E posso metterci il 2 qui e ad esempio 0 qui. Va bene. Ma non è mica detto che ci debba mettere 0, anche se ci metto 25. Va bene? L'autovalore 0 genera, va bene, una parte del sottospazio di raggiungibilità, ma sempre di dimensioni 1. Va bene? Non può avere dimensioni 2. Quindi il sottospazio di raggiungibilità avrà dimensioni 2, va bene, con vettori del tipo tutte e tre le componenti diverse da 0, oppure prima componente uguale a 0, la seconda e la terza diverse da 0, prima componente diversa da 0, la prima e terza, va bene, la seconda uguale a 0, avrò sempre dimensioni 2, va bene.
Invece avrò dimensioni 1, il sottospazio di raggiungibilità, per un vettore del tipo 0, 0, l'ultima componente diversa da 0. Bene, questo è il lemma PBH, va bene, smettiamo un istante di parlare di raggiungibilità e parliamo invece di un'altra proprietà strutturale che è molto simile, attenzione, che è la controllabilità, molto simile alla raggiungibilità. Anzi, definizione. Uno stato X è controllabile talvolta si aggiunge importante nella definizione, ma spesso e volentieri si dice soltanto controllabile, A0. Se, diciamolo prima in maniera, poi daremo la definizione formale. Quindi uno stato X è controllabile a 0 se esiste un ingresso U. Oh, scusate, controllabile a 0 nell'intervallo t con 0, t con f. Se esiste un ingresso U che porta il sistema dallo stato iniziale x allo stato finale 0. Primo commento subito, ma come abbiamo parlato di raggiungibilità, anzi all'inizio, se vi ricordate, abbiamo detto, va bene, che a partire da un qualunque stato is con 0 riesco a raggiungere un qualunque altro stato is con f quando il sistema è completamente raggiungibile, quando il sottospazio di raggiungibilità è tutto lo spazio. Se vi ricordate, abbiamo detto questo. Allora, x con 0, va bene, è un qualunque stato iniziale e anche 0, va bene, è un altro stato finale che assumo come finale, va bene, la conclusione è certamente la seguente. Se il sistema è completamente raggiungibile, e allora sarà anche completamente controllabile, fuori discussione. Può darsi invece, e ciò accadrà per i sistemi discreti soltanto, che il sistema sia non completamente raggiungibile, ma completamente controllabile a zero. E ora vediamo perché. Allora, definizione formale dell'insieme, poi vedremo un sottospazio, ovviamente, degli stati x controllabili a 0, diciamo C grande questo insieme, allora
x c grande uguale a tutti gli x tali che per un sistema a tempo continuo, sto scrivendo il tutto per un sistema a tempo continuo, 0 uguale ad e alla a tf menti 0 per x più integrale tra t0 e tf, non lo scrivo. Ci sarà un u qui dentro, va bene, ma chiusa la parentesi, non lo scrivo per pigrizia, va bene, non perché sì. Ma al variare comunque di u, questa che cos'è? La risposta forzata del sistema, va bene? E quindi al variare comunque di u, questo integrale è un vettore, va bene, che appartiene sicuramente allo spazio, sottospazio di raggiungibilità, anzi, al variare comunque di u, questo descrive tutto il sottospazio di raggiungibilità. Definizione di sottospazio di raggiungibilità, ovviamente. Allora, sottospazio, possiamo dire che il sottospazio di controllabilità, sottospazio insieme, va bene? È dato da tutti gli x tali che e alla a tf menti 0 moltiplicato x, dovrei scrivere uguale a meno integrale tra t0 e t con f. Ma se quell'integrale tra t0 e t con f appartiene allo sottospazio di raggiungibilità, vi appartiene anche meno integrale tra, è un sottospazio, quindi se un vettore vi appartiene anche l'opposto, va bene? E quindi diremo se x appartiene al sottospazio all'insieme di raggiungibilità, se e alla a t con f t con 0 per x appartiene ad R. Si dice, attenzione all'espressione, che il sottospazio di raggiungibilità è l'anti-immagine del sottospazio di raggiungibilità. Detto due volte raggiungibilità, ha detto il sottospazio di raggiungibilità è No, ho sempre. sbagliato la prima, ovviamente. Si dice che il sottospazio di controllabilità a zero, questo, è l'anti-immagine del sottospazio di raggiungibilità nella trasformazione lineare e alla A TF menti 0. Questo E alla A TF menti 0 ovviamente è una trasformazione lineare. Va bene? Facciamo un disegnino per, spero che sia chiaro ciò che ho inteso. Va bene? Ma x, ancora x, tra lo spazio vettoriale x e se stesso, ovviamente è definita una trasformazione E alla A TF menti 0. Siamo d'accordo? Tra parentesi, il nucleo di E alla A TF menti 0, va bene, è uguale a cosa? Il nucleo di questa trasformazione data dalla matrice E alla A TF menti 0. L'immagine ortogonale. No, esaminiamo, non questione di carattere generalissimo, va bene, ma esaminiamo proprio questa matrice, va bene? Data una trasformazione, il nucleo di detta trasformazione sarà diverso da zero, va bene? Se e solo se la matrice A, la matrice che definisce la trasformazione è
Ripeto la domanda, attenzione. Va bene. No, perché è una banalità. Va bene? Scusate un istante. Va bene? No, è diversa da zero se e solo se è singolare. Il nucleo di una trasformazione definita da una matrice, chiamiamola A, questa matrice, va bene? Discorso di carattere generale. Matrice quadrata, ovviamente, il nucleo, va bene, di questa matrice è diverso da zero, dal solo vettore nullo, se e solo se la matrice A è singolare. Va bene? Perché se è non singolare, ha determinante diverso da zero, A per x uguale a zero, mi dà il solo vettore x uguale a zero. Allora domandiamoci, e quando è che una matrice è singolare? Quando ammette un qualche autovalore, quando ha un qualche autovalore uguale a zero. Ricordo che il determinante di una matrice, se si vuole, è il prodotto dei suoi autovalori. Una matrice, quindi, per essere singolare, quindi avere determinante uguale a zero, per il principio di annullamento del prodotto deve esserci un qualche autovalore, almeno uno uguale a zero. Siamo d'accordo? E allora andiamo a vedere la matrice E alla A TF meno T con 0. È una matrice quadrata. Numeri. Ma come sono i suoi autovalori? Se la matrice di cui stiamo parlando è E elevato alla A T con F meno T con 0. Se lambda 1, lambda 2, lambda n sono gli autovalori di A, della matrice A, gli autovalori del suo esponenziale a cosa sono uguali? E alla lambda 1 per TF meno T con 0 e alla lambda 2 per TF meno T con 0 e così via. Quindi tutti gli autovalori sono degli esponenziali. Va bene? E qualunque, quindi, un esponenziale non è mai uguale a zero. Qualunque sia lambda. Quindi anche se in lambda 1, lambda 2, lambda n ci sono autovalori nulli, lambda 3 uguale a zero, e alla lambda 3 per TF menti 0 è E alla 0 che è uguale a 1. Allora, il che significa che la matrice E alla A TF menti 0 è una matrice certamente non singolare. Perché ho fatto questo lungo discorso? Va bene. Perché se alla A TF menti 0 è non singolare, preso un x, ne prendo uno. Cos'è l'antiimmagine di questo x? Un altro vettore. Questo il dominio e il codominio. Saranno per una matrice quadrata, va bene lo stesso, ma distinguiamo l'insieme x come una volta come dominio, una volta come codominio. Se prendo un x del codominio, a questo x, va bene, corrisponde un altro vettore, tale che E alla A TF meno T con 0 è questo vettore, va bene. E questo vettore qui si chiama antiimmagine di questo. Se la matrice è non singolare, l'antiimmagine di un vettore da quanti vettori è costituito? Uno soltanto. Va bene? Per giunta non esistono vettori del codominio degli x cui non corrisponde come antiimmagine nessun vettore. Ad ogni x ne corrisponde uno e uno soltanto, ma qualunque sia l'x che io prendo qui, corrisponde sempre un vettore come antiimmagine.
Se la matrice invece, questa qui, fosse singolare, non più, poi ci ritorniamo un istante, non più e alla A di F t con 0, men t con 0, ma fosse una matrice A singolare, quindi sempre una trasformazione da x in x, ma data da una matrice A singolare. Allora prendiamo un x qui, la sua antiimmagine che cos'è? Come, che caratteristiche ha la sua antiimmagine? Devo domandarmi quali sono gli x del dominio tali che A per x uguale a questo, questo chiamiamolo x primo, deve essere A per x uguale a x primo, allora x è l'antiimmagine di x primo. Devo distinguere, giusto ciò che lei sta dicendo, ma devo distinguere. Primo, può darsi che ci saranno sicuramente, se A è singolare, degli x primo cui non corrisponde nessuna antiimmagine. Quali? Se A è singolare, l'immagine di A non è tutto lo spazio X, ma bene, ma è un sottospazio. Se prendo un X nel codominio diverso che non appartiene a questo, al sottospazio immagine, questo non ha nessuna antiimmagine. Siamo d'accordo? Va bene. Allora, se A è singolare invece, e se prendo un X appartenente all'immagine, allora esiste un'antiimmagine, sì, esiste almeno un x, va bene, tale che A per x dia quello fissato, perché va bene. Ma non è unica, come giustamente diceva il vostro collega, se io a questo x sommo un qualunque elemento del nucleo di A, ottengo sempre un vettore appartenente all'antiimmagine di quel x'. Siamo d'accordo. Allora, nessun problema quando abbiamo una matrice, una trasformazione data tra immagine e antiimmagine, nessun problema quando abbiamo una matrice non singolare. Va bene. Qualche problema nasce, va bene, nella matrice, quando la matrice è singolare. Questo porta al fatto che siccome in un sistema continuo la matrice E alla A di F men t 0 è certamente non singolare, supponiamo che il sottospazio di raggiungibilità R abbia dimensioni minori di N, quindi il sistema non sia non completamente raggiungibile. Ad esempio, le dimensioni del sottospazio di raggiungibilità siano 3, mentre il sistema è di ordine 6. Va bene, quindi il sottospazio di raggiungibilità non è tutto lo spazio. L'antiimmagine è sempre un sottospazio. Ma quante, che dimensioni avrà? Siccome l'inversa di questa matrice esiste sempre, va bene, anche l'antiimmagine avrà le solite dimensioni 3. E pensarci un istante, va bene, poiché il sottospazio di raggiungibilità è un sottospazio invariante rispetto ad A, allora sottospazio di raggiungibilità e sottospazio di controllabilità per un sistema continuo coincidono. Mi sono, diciamo, possiamo fare una dimostrazione formale, che C uguale ad R sotto spazio di raggiungibilità. E questo nel caso in cui E alla A di F men t 0 è non singolare, questo accade sempre. Quindi per tutti, perché è quello l'importante, va bene? Per qualunque sia il sistema, il suo sottospazio di raggiungibilità
coincide col sottospazio di controllabilità. Sia x appartenente ad R. Allora, è ovvio che E alla A TF men T0 per X appartiene ancora ad R. Perché? Perché R è un sottospazio invariante ed E alla A, l'esponenziale della matrice A è una combinazione lineare di potenze di A. Va bene. E quindi moltiplicare e alla x e alla a t per x per un vettore si ottiene un vettore, va bene, che è ottenuto da x moltiplicando più volte per a e quindi certamente ancora appartenente ad R. Ma e alla a t f per x appartiene ad R e per definizione vuol dire che x, va bene, appartiene a C sottospazio di controllabilità. Se x appartiene, seconda inclusione per far vedere che sono uguali, se x appartiene a C, sottospazio di controllabilità, allora E alla A TF men T0 per x appartiene ad R dalla definizione di sottospazio di controllabilità, il che significa. Diciamo che E alla A TF men T0 per x uguale to a eta, vettore eta, appartenente ovviamente al sottospazio di raggiungibilità, ma x uguale all'inversa di questa. A cosa uguale? Come la posso scrivere all'inversa di questa? Sì, la posso scrivere. Questa matrice, metterci un meno 1 qui sopra, diamine, ci mancherebbe altro. Ma a che cosa è uguale? È uguale a E alla A T0 men TF. Devo scambiare, devo fare l'opposto dell'esponente. Per eta. Ma anche questa è una combinazione. Va bene, di potenze di A e quindi se eta appartiene al sottospazio di raggiungibilità, ovviamente anche questo appartiene al sottospazio di raggiungibilità. E quindi se x appartiene a C, appartiene ad R. E prima abbiamo visto che se x appartiene a R, appartiene a C, ovviamente R e C. Sono uguali. Ciò finiamo. Ciò non accade, per i sistemi discreti. Perché, e poi lo vediamo però con precisione, perché l'ufficio di E alla AT nei sistemi continui, da cosa viene svolto nei sistemi discreti? Lo sappiamo. A alla K. Allora cosa sarà? Va bene, il sottospazio di controllabilità da x a x, la trasformazione però qui da considerare è a alla k, quindi sottospazio di controllabilità è l'antiimmagine del sottospazio di raggiungibilità, ma in quale trasformazione? Non nella trasformazione e alla a tf men t0, ma nella trasformazione a alla k e qui dipende. Va bene. Se A è singolare o no. Se A è non singolare, allora anche qui sottospazio di raggiungibilità e di controllabilità coincidono. Ma se A è singolare, non è detto che coincidano. Può darsi di sì e può darsi di no, ma questo a questo punto lo vediamo. No, è function f di C, sì.